adesso ci dirigiamo verso Siena, giusto Gianni? Andiamo a trovare il negozietto dove prendere la batteria nuova. Dai, eh. Batteria abbiamo montata, andiamo a fare la prova per vedere se effettivamente lei. Vediamo un po'. Dai, spostatevi, spostatevi. Ok, facciamo un check. La batteria, ragazzi, la batteria. Vamos! Qui è dove passeremo la nostra postazione, dove passeremo le prossime due notti. Adesso vi faccio vedere meglio il posto. Faccio vedere qua il cortile della casaccia. Questo qui è un forno per fare il pane, bellissimo, tutto artigianale. E viene una persona una volta al mese, fa l'impasto gigantesco che va messo qua dentro questa bacinella, e una volta fatto l'impasto ti tira fuori il pane per tutti quelli che abitano qui intorno. Praticamente dopo se si mettono d'accordo con le varie farine, chi la vuole con i semi, chi senza, e si fanno il pane. Qui invece Stefano ha questa caldaia gigantesca a legna, qua c'è tutta la legna, e con questa caldaia qua praticamente tutte le tubature ha tutti i collegamenti e vanno a finire dentro i termosifoni. Qui dentro ci sono tre appartamenti giganteschi, due sono occupati, uno da Stefano, uno da Gianni, e l'altro è disponibile per eventualmente i viaggiatori, qualcuno che vuole venire a contribuire a mandare avanti questa realtà. La Cinzia prepara la tavola e la casaccia si mangia sempre tutti in compagnia. Donna Cinzia, ognuno porta il suo e via, tra un po' la magna. Allora, i ragazzi ci hanno portato le terme di Petriolo, vicino Murlo. Ci sono delle terme di acqua solfurea, calde però. Andiamo a vedere, libere, a gratis. Comincia a piovere, tanto acqua per acqua. Vi faccio vedere un po' da vicino queste terme libere. Vedete che spettacolo. Thank you.
raggiungiamo il fiume subito dopo le terme qua, esce l'acqua e va dentro, l'acqua calda nel fiume che la fa tiepida e poi diventa tutta l'acqua fresca. Però prosegue. È pieno di gavetani, sì. Adesso accompagno Miki che deve fare un tuffo da una roccia. No, molti tuffi. Molti tuffi fai? Sicuro? Quanti ne fai? Allora quanti pesci? È pieno di pesci. Siamo fermati qua ad Ariccia. Questo è il nuovo gioco della giornata. In origine il santuario era composto soltanto da un monastero